A voi piace il pane? Io ne vado matto. Oggi vediamo la sua storia, i suoi pro e i suoi contro e le sue proprietà nutritive. Soprattutto alla fine vi do la mia ricetta. Ciao, sono sempre Pasquale, il vostro Nutrition and Lifestyle Coach. E oggi vi parlo di uno degli alimenti più conosciuti al mondo, il pane. È un prodotto fatto da ingredienti semplicissimi. Quali acqua, farina, lievito, sale, ma che ne produce un prodotto complesso nei suoi valori nutritivi, nelle reazioni chimiche e biologiche sviluppate che ci danno un prodotto ricco di profumi e di sapori a noi apprezzatissimi. Vi lascio anche in descrizione su questo argomento un link del buon Stefano Vendrame, un altro dei miei guru qui su YouTube. Anzi, dovrei dire il mio primo guru, in quanto all'epoca decisi di intraprendere i miei studi sulla nutrizione subito dopo aver scoperto la mia malattia, proprio grazie alla passione che Stefano metteva e mette tutt'oggi nei suoi argomenti trattati. Il video in questione parla proprio del pane e vi consiglio, oltre che a guardare il suddetto video, anche di iscrivervi al suo canale. Ora però cominciamo col mio video, dai! Vi ricordo che dopo avervi annoiato come al solito con tutti i miei discorsi prettamente nutrizionali, ma che secondo me, per quanto noiosi, sono la parte più bella, alla fine vi do anche la mia ricetta, per cui seguitemi fino alla fine del video. Il pane è uno di quegli alimenti che esiste dalla notte dei tempi. Anche gli uomini primitivi, l'Homo erectus, erano soliti preparare una versione molto più semplice del pane moderno. Infatti erano soliti macinare dei chicchi di grano fra due pietre, per poi mischiare la polvere ottenuta con dell'acqua e cucinare il mix ottenuto sul fuoco. Possiamo definirlo, usando una terminologia informatica, il pane 1.0. È però durante il periodo egizio che il pane comincia a prendere la forma e le metodologie odierne. Infatti, alcune fonti sostengono che i primi esperimenti sulla lievitazione furono appunto iniziati dagli egiziani. Successivamente, durante il periodo greco e poi durante quello romano, il pane comincia a essere anche aromatizzato con erbe e condimenti. Ad esempio, il pane al latte, che mangiamo molto a Sud Italia, fu appunto inventato dai greci. Durante l'epoca rinascimentale fu invece introdotto l'utilizzo del lievito di birra. La storia, o la leggenda, narra che una serva fece distrattamente cadere della birra in un impasto, ma non disse niente per non essere punita. Il pane venne fuori molto più morbido e più aromatico. Sinceramente non so se questa storia sia vera, non ho approfondito sinceramente, ma se ne sapete di più in merito, per favore fatemelo sapere nei commenti. Il pane passa attraverso dei semplici passaggi operativi della sua preparazione. Prima di tutto l'impasto, dove gli ingredienti vengono miscelati assieme. Poi avviene la puntatura, nella quale l'impasto viene lasciato riposare dopo che è stato, diciamo, mixato. Poi viene la spezzatura e la formatura, nella quale si formano i vari panetti da utilizzare per le varie forme di pane. Poi c'è la lievitazione, nella quale tutti i batteri presenti nell'impasto consumano gli zuccheri del composto, sviluppando anidride carbonica e facendo raddoppiare o addirittura triplicare il volume dell'impasto. Infine la cottura, nella quale il prodotto finalmente viene trasformato in qualcosa di commestibile. La scelta e l'utilizzo delle farine da utilizzare è prettamente legata a un gusto personale, a meno che non cerchiate farine senza glutine perché siete affetti da celiachia. Ci sono farine di frumento, di segale, di farro, di riso, di mais, oppure per fare il vostro pane potete utilizzare un mix di tutte queste. La cosa importante è che siano integrali. Eh sì, perché è proprio qui il nocciolo della questione. Le farine bianche sono state catastrofiche in termini nutrizionali, in quanto per motivi prettamente commerciali hanno denaturato un prodotto che era così buono e nutriente, trasformandolo in un prodotto nutrizionalmente pessimo. Per capire di cosa sto parlando, dobbiamo prendere in considerazione il chicco di grano, che è formato in diversi strati. Lo potete vedere qui nell'immagine. All'esterno abbiamo il guscio, che è appunto la parte più esterna e che protegge il chicco. Poi vi è la crusca, che contiene le vitamine del gruppo B, i sali minerali, dei fitocomposti e fibre solubili e proteine. Poi abbiamo il germe di grano, che contiene i lipidi omega 3 e il precursore della vitamina A, il beta carotene. Poi abbiamo l'endosperma, che praticamente contiene principalmente gli zuccheri sotto forma di amido. I metodi di macerazione moderna fanno rimanere all'interno delle farine solo ed esclusivamente l'endosperma, per cui il pane che oggi mangiate è, come dice il buon Stefano Vendrame, è come se prendeste una zuccheriera e mangiaste zucchero a cucchiaiate. Niente di più e niente di meno di questo. Il pane che arriva oggi sulle vostre tavole è semplicemente zucchero. E la motivazione di questa tecnica di lavorazione, come dicevo prima, è prettamente commerciale. Infatti, il germe, contenendo dei lipidi, tende a irrancidire durante i lunghi tempi di conservazione, così come avviene per tutti gli oli. Le farine bianche, mancando di questo elemento, si mantengono invece per periodi di tempo molto più lunghi e danno un forte vantaggio all'industria alimentare. Per cui, per quale motivo noi nutrizionisti vi diamo consigli di mangiare solo pane fatto con farine integrali? Perché
perché non c'è niente a parte zucchero all'interno. E ora vi faccio vedere alcuni report per mettere a confronto le due farine bianche e integrali, proprio mettendo a confronto i due prodotti finali, pane bianco e pane integrale. Partiamo di tutto dalle calorie. Come vedete, il pane integrale è meno calorico. Questo perché, avendo più fibre, logicamente, a parità di peso, ha un minor apporto di carboidrati. Vediamo invece il report sulle vitamine. Come potete vedere anche voi, non c'è assolutamente storia. La maggior parte delle vitamine del gruppo B, la vitamina E e il beta-carotene, spariscono quasi completamente dalle fonti nutrizionali se confrontiamo le due fettine di pane, 100 g di pane integrale con 100 g di pane bianco. Per gli sali minerali, come vedete, ferro, iodio e zinco vengono assolutamente dimezzati, mentre fosforo e potassio vengono ridotti a quasi a un terzo di quello presente nel pane integrale. Bene, ora che vi ho annoiato un po' con tutti questi dati, perché non prepariamo assieme una gustosa ricetta con farina integrale, punto e basta? Se mi seguite nei semplici passaggi, facciamo il pane insieme. Carissimi amici, spero che il video vi sia piaciuto. Sto tentando di volta in volta di semplificare le cose, di migliorare il format e di renderlo sempre meno noioso e sempre un po' più istruttivo. E soprattutto che vi abbia convinto a abbandonare quella schifezza che è il pane bianco per orientarvi più sul pane integrale. Vi prego, lasciatemi commenti e consigli nella apposita sezione, mi aiutate a migliorare e a crescere i miei contenuti. Fatemi anche sapere come è venuto il pane con la mia ricetta, che mi interessa tantissimo. Mi raccomando, seguitemi anche su Facebook e su Instagram e sul mio sito internet www.healthmefood.com. Iscrivetevi al canale e cliccate la campanella delle notifiche per ricevere avviso sui avvisi sui miei nuovi video. Oggi non parlo bene. Inoltre mettete un mi piace e condividete, così che il mio messaggio possa arrivare a più gente possibile. Bene, per oggi è tutto e mi è rimasto solo da dirvi il mio motto: Eat well, live well and smile. E ci vediamo la prossima volta. Ciao!